Siamo nell'ex Palazzo delle Poste per parlare un attimo con la preside dell'Istituto del Liceo Artistico, Pino Pascali. Preside, avete realizzato un progetto lo scorso anno che era riferito proprio alla baresità e ai luoghi di Bari, dedicato specialmente agli adulti questo percorso. Quello che presentiamo in questa occasione è un modulo F6G1 per adulti denominato Percorsi d'arte in città, che è consistito nella preparazione e attuazione di percorsi di conoscenza della città di Bari nelle varie epoche, quindi con una impostazione diciamo di studio di ciò che i corsisti avrebbero visto. Si sono poi svolti questi incontri itineranti che sono stati poi documentati dagli stessi corsisti con una documentazione fotografica, e quindi il DVD che si presenta qui è una sintesi di quello che è stato realizzato. Cioè, in questa maniera praticamente abbiamo dato una risposta a tante persone che si rivolgono alla nostra scuola per o frequentare corsi sulle varie tecniche artistiche, oppure per trovare, diciamo, una risposta alle loro esigenze culturali. Ecco, invece per i ragazzi la realizzazione di un cortometraggio. Per i ragazzi abbiamo realizzato vari corsi PON F6. Quello che qui è documentato riguarda un corso che si chiamava Cortocircuito e che è consistito nella progettazione, messa in scena e realizzazione di un cortometraggio. Ecco, come hanno risposto i ragazzi a questo? È stata una bella attività per loro. I ragazzi rispondono sempre positivamente, e l'unica scommessa è quella di conciliare l'impegno di tempo che occorre per svolgere le attività didattiche ordinarie e in più queste attività coinvolgenti, che però per essere efficaci si devono integrare con quello che è il percorso di studio curricolare, non devono essere separate. Sono degli approfondimenti solitamente accolti in maniera positiva perché i ragazzi possono lavorare sotto la guida di esperti, anche mescolandosi, perché non sono ragazzi delle stesse classi, della stessa classe. È stata una bella esperienza, anche perché ci ha dato opportunità di vedere come venivano montate le scene e di fare i doppiaggi subito dopo. Ci ha dato opportunità di vedere le varie inquadrature di un filmato e di capire più una sequenza di un film, che alla fine abbiamo creato una specie di mini film. Quanto tempo vi ha portato via? Quante ore più o meno? Durava 50 ore, ma richiedeva più tempo perché bisognava anche recitare, fare più volte, selezionare anche la scena migliore, quindi si richiede molto tempo, quindi ore oltre il necessario. Vogliamo fare un appello alla preside di replicare questo progetto i prossimi anni? Lo facciamo? Sì, non facciamo questa. Grazie.